Il prossimo intervento è di Nico Pitrelli, che è direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e co-direttore del Master in Comunicazione della Scienza Franco-Pratico. Chiediamo a lui di darci qualche informazione in più, qualche approfondimento sulla partecipazione e comunicazione dell'incertezza in questi tempi di emergenza. Buongiorno, vi ringraziamo. Facevo una precisazione. Io sono direttore del Master in Comunicazione della Scienza e non direttore della SISSA, che è l'istituto in cui c'è il Master in Comunicazione della Scienza. Detto questo, allora vi ringrazio per l'opportunità di parlare con voi e per l'opportunità che mi è stata offerta dagli amici dell'AIE. Io alcune cose che vi dirò sono state già toccate dalle mie. Da Bruna De Marchi e soprattutto a Maria Chiara Talachini, che saluto entrambe. Il mio intervento ruota sostanzialmente attorno ad un concetto che vorrei che un po' che fosse un elemento di discussione tra di noi, magari anche dopo, per quanto possibile. Il concetto è il seguente, che vi voglio lasciare. Nella comunicazione della scienza e della salute in situazioni di incertezza, una questione cruciale, fondamentale, è la fiducia. Diciamo che forse è un messaggio semplice a dirsi, magari uno se lo ricorda, però appunto poi bisogna capire come diventa uno strumento operativo nella comunicazione. Perché detto questo, cioè che nella comunicazione della scienza e della salute in situazioni di incertezza è la fiducia, una seconda questione importante da chiedersi è: tra chi andrebbe stabilita questa fiducia e come stabilirla? Io, per provare a rispondere a queste due questioni, parto appunto dal presupposto su cui si basa gli interventi che stiamo facendo, cioè che ci troviamo di fronte a una situazione di incertezza. È vero? Beh, insomma. Se uno vede le domande che ci stiamo ponendo in questi giorni, in queste settimane sul coronavirus, nell'opinione pubblica, tra gli esperti, cioè qual è l'origine del virus, quanto e come può essere trasmesso anche da persone asintomatiche, si parlava prima delle mascherine, bisogna fare tampone a tutti, non bisogna farne, le mascherine servono, quanto durerà, quando arriverà questo famoso picco che nessuno capisce bene di cosa si tratta, almeno per non addetti ai lavori. Allora, tutte queste domande manifestano una situazione appunto di incertezza. È un po' come è stato detto prima, di fronte alle situazioni di incertezza succedono almeno due cose rilevanti dal punto di vista comunicativo. Una prima cosa che succede è che le istituzioni sanitarie e i governi, le comunità scientifiche ci dicono cosa fare, qualcosa, ci dicono di adottare alcuni comportamenti, perché da alcuni di questi comportamenti ovviamente può dipendere la possibilità di salvare o no delle vite umane. Quindi questa è una prima cosa che accade. E la seconda cosa che è già stata detta, un altro effetto dell'incertezza, non solo dell'incertezza, ma soprattutto dell'incertezza, è che iniziamo a cercare informazioni. Ed è il secondo aspetto che appunto affronterò e vorrei far vedere come possono essere connessi questi due aspetti. Venendo al primo punto, ripeto, abbiamo una situazione di incertezza e le istituzioni ci dicono di adottare dei comportamenti. No, li abbiamo sentiti tutti, di certo non devo ricordarli a voi. Ci dicono, per esempio, di adottare dei comportamenti semplici ma essenziali. Lavatevi le mani, state ad almeno 1 metro di distanza dalle persone, dagli altri. Se hai sintomi influenzali, rimani a casa e così via. Queste sono, diciamo, raccomandazioni facilmente comprensibili. Poi, però, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, abbiamo visto che iniziano a esserci già delle discussioni, dei ragionamenti e anche dei dibattiti più o meno accesi su questioni più delicate, che un po' ha anche accennato la professoressa Tallachini nel suo intervento, legate sostanzialmente all'uso della tecnologia, no? Sappiamo bene, per esempio, che nella loro battaglia contro l'epidemia diversi governi hanno già implementato nuovi strumenti di sorveglianza. Sostanzialmente, il caso più famoso ovviamente è quello cinese e più in generale di alcuni paesi asiatici, i quali
attraverso delle app installate sugli smartphone, delle persone identificano per esempio rapidamente i sospetti, tracciano i contatti e gli infetti da coronavirus, e tengono traccia dei loro movimenti, identificano le persone con cui sono entrati in contatto e così via. E questo sembra avere una certa efficacia. Ovviamente ci si chiede anche dalle nostre parti, appunto in quelle che anche la professoressa Talacchini ha detto, le democrazie liberali come l'Italia, se tali strategie possono essere applicate. Ci si chiede se sia rischioso, passata l'emergenza, perché è già accaduto in passato, concedere ai governi la gestione di dati così sensibili che oggi possono aiutarci appunto a fronteggiare la pandemia, ma poi in un futuro fino a quando abbiamo possiamo dare questa disponibilità di dati così sensibili ai governi. Di solito, diciamo, da noi la questione viene posta come un dilemma, no? Viene posto come un dilemma o la salute o la privacy. E uno gli viene detto, devi scegliere, o vuoi la salute o vuoi la privacy. Voi, ovviamente, anche sulla base, immagino, della vostra esperienza, di fronte a questi due interrogativi, di solito noi dice, vabbè, rinuncio alla privacy per la salute. Ecco, probabilmente questa è un'impostazione che può essere corretta. C'è un interessante articolo sul Financial Times degli ultimi giorni, scritto dallo storico Yuval Noah Harari, che forse qualcuno di voi conosce, perché ha scritto anche dei bestseller sulla storia dell'umanità negli ultimi anni. Ebbene, in questo articolo Yuval Harari sostiene che la scelta fra privacy e salute è una falsa scelta, perché noi possiamo e dobbiamo godere sia della privacy, dice, della salute. Benissimo. Come? Beh, dice, la risposta che dà Harari, che sembra una risposta un po' ideologica, però lui dice, si possono mantenere privacy e salute non istituendo dei regimi di sorveglianza totalitaria, sostanzialmente, ma dando potere ai cittadini. E lui cita come esempio per quello che è successo in altri paesi asiatici diversi dalla Cina, come la Corea del Sud, Taiwan, Singapore, dove oltre a altre misure più che voi conoscete molto meglio di me, che hanno a che vedere con il maggior numero di test e così via, diversamente da paesi dove autoritari, diciamo così, hanno fatto affidamento alla cooperazione delle persone, no? Alla cooperazione di un pubblico ben informato, a dei rapporti onesti. Qui rievoco già quello che è stato anticipato dalla professoressa Talacchini. Ci sono due elementi, dice Harari, importanti per stabilire questa collaborazione. Uno è essere informati dei fatti scientifici e l'altro, e torniamo alla parola iniziale di questa chiacchierata, è la fiducia. Cioè, per ottenere dei risultati attraverso la collaborazione dei cittadini nel dare disponibilità all'utilizzo di dati sensibili, bisogna fidarsi delle autorità pubbliche, bisogna fidarsi della scienza, bisogna fidarsi della politica. Ci ritorniamo su questo. Come si fa? Beh, dice, effettivamente, se uno ci pensa, anche su esempi più semplici come quello di lavarsi le mani, probabilmente, anche se non è poi così semplice come sembra, però è un comportamento che siamo più disponibili ad accettare, anche perché non perché abbiamo necessariamente paura delle conseguenze penali o delle sanzioni per chi non lo fa, ma perché abbiamo introiettato ben prima, ovviamente in diversi contesti culturali, che è una cosa giusta da fare per mantenere l'igiene personale e quindi limitare i rischi da infezioni. E questo è un punto importante, diciamo, è un comportamento che uno adotta perché fa una scelta di cui si rende conto. Però quando poi si tratta appunto di alzare, come ci viene richiesto in questa pandemia, il livello dell'asticella, cioè appunto ridare la disponibilità per l'utilizzo dei dati, allora raggiungere tali livelli di conformità e di cooperazione è impossibile senza la fiducia.
per non essere obbligati, in altre parole, a scegliere fra privacy e salute, ma a scegliere consapevolmente qual è la scelta migliore da fare per noi e per gli altri, dobbiamo fidarci. E ripeto, dovremmo fidarci contemporaneamente dei media, della scienza, delle autorità pubbliche. Però la fiducia è un tema complicato, perché la fiducia può essere erosa, come è stato fatto in questi anni dalla stessa politica, in fondo, può essere erosa per vari motivi, ma può essere anche rafforzata. E in più la fiducia è una relazione, no? Cioè si costruisce la fiducia fra soggetti che vogliono che si scambiano qualcosa reciprocamente, quindi non è un tema unilaterale, bisogna costruirla assieme. Quindi sicuramente l'obiettivo di questa costruzione di fiducia può essere l'utilizzo delle nuove tecnologie per dare, non per dare potere ai governi, ma per dare potere alle persone, ai cittadini, ripeto, per fare le scelte migliori, ma anche per controllare l'operato dei governi. Quindi questa impostazione in qualche maniera sembrerebbe salvare la possibilità di conservare privacy e salute senza cedere a pulsioni autoritarie. La parola chiave, quindi, abbiamo detto, è la fiducia, che è una risorsa che va costruita. E quindi qua vengo al secondo punto della questione. Abbiamo definito come costruiamo la fiducia con questi vari soggetti, media, istituzioni, sanitarie, comunità scientifiche e politici, come si fa? Beh, qui veniamo alla comunicazione. Come si costruisce? Quindi, ripeto, è una risorsa relazionale che si deve costruire, e la comunicazione è lo strumento per la negoziazione, per la costruzione di questa risorsa così importante. Allora, qui diciamo invece faccio affidamento a quello che ci dicono gli studiosi di comunicazione del rischio, e tra cui appunto vi consiglio anche in questi ultimi giorni e settimane quello che scrive un mio collega molto bravo, che è Giancarlo Sturloni, da cui ho ripreso alcuni degli spunti più interessanti per dare a voi degli elementi di discussione. La fiducia, quando ci troviamo in situazioni di emergenza attraverso la comunicazione, si costruisce attraverso, per esempio, un principio molto molto importante, fondamentale e semplice, che però spesso viene trascurata. La prima cosa che non bisogna mai fare dal punto di vista delle istituzioni, per esempio, è negare il rischio che esistano dei pericoli legati a un'emergenza come la pandemia. Quindi, perché? Perché negare il rischio è una tentazione che molti hanno anche nelle istituzioni, a livello locale, a livello nazionale, perché appunto si ha quell'istinto, magari così un po' ingenuo o meno ingenuo, che è stato citato anche prima, di voler rassicurare, di trattare le persone un po' come dei bambini, come dei minori, come incapaci veramente. Allora, questo è molto pericoloso, perché mina la risorsa della fiducia. Nel momento in cui tu, in un certo senso, nascondi, vuoi minimizzare, e poi invece il rischio si vive molto più elevato di quello che pensavi, allora la fiducia è messa molto in discussione. E senza fiducia anche le indicazioni più semplici, anche lavarsi le mani, anche rispettare la distanza di sicurezza, possono essere disattese, perché appunto non riconosci quella credibilità ai soggetti che te lo dicono. Quindi la prima questione nella comunicazione è mai negare il rischio. Poi ovviamente ci sono altri criteri, come la tempestività, la trasparenza, la sobrietà. Le persone appunto vanno trattate come adulti e non come bambini, e questo significa che, ripeto, non vanno rassicurate. Al limite va fatta una comunicazione che infonda coraggio, che renda tutti in qualche maniera partecipi. E un altro principio importante in questo è riconoscere, e questo credo che sia un elemento di discussione interessante, perché è stato citato, una guida, certamente una guida affidabile, ma una voce coerente, qualcuno che parli a tutti in un modo che sia coerente. E cosa deve dire
questa voce. Ecco, questo credo che sia importante, è stato già richiamato, ma lo voglio un po' ripetere, diciamo. Quello che questa voce deve dire, questa voce coerente e istituzionale dovrebbe dire, è un po' come stanno le cose, cioè deve dire le cose che sappiamo sicuramente, le cose che crediamo di sapere ma su cui siamo incerti, e poi deve dire su tante cose invece che si tratta di opinioni, appunto, che spesso ci muoviamo in una situazione di incertezza. L'OMS ha fatto circolare una guida che si chiama Risk Communication Community Engagement a questo proposito, e raccomanda così le istituzioni che devono comunicare in situazioni di pandemia come queste. La guida dice: comunicare quello che sappiamo, si rivolge alle istituzioni, comunicare quel che ancora non sappiamo e comunicare quello che stiamo facendo per avere più informazioni, salvare vita e minimizzare il danno. Ripeto, la guida raccomanda di dire comunicare quello che sappiamo, ma comunicare quel che ancora non sappiamo e comunicare quello che stiamo facendo. E poi aggiunge: un'efficace comunicazione del rischio e il coinvolgimento dei cittadini, quindi non la loro infantilizzazione, il coinvolgimento creano fiducia, aumentano la probabilità che le raccomandazioni vengano ascoltate, riducono le incomprensioni e le voci infondate. Ritorniamo anche a quello che è stato detto prima a proposito della circolazione di informazioni poco fondate, che possono minare il successo delle contromisure per contenere il contagio. Quindi, e con questo concludo, ho cercato di trasferirvi l'idea che la fiducia è una risorsa fondamentale nella comunicazione in situazioni di emergenze. Questa fiducia da parte delle istituzioni si guadagna attraverso una comunicazione che punti a negare mai il rischio, ad essere affidabile, credibile, a essere sobria e soprattutto a condividere le informazioni, a essere proattivi nei confronti dei cittadini che vanno coinvolti per costruire appunto le migliori scelte possibili per se stessi, per gli altri e per condividere gli scenari probabili di futuro collettivamente. Grazie.